Salve a tutti, io sono Drone Gamer e benvenuti su The Quarry, seguito spirituale di Until Dawn, in cui un gruppetto di giovani si ritroverà a lottare per la vita dispersi fra i boschi, mentre persone malvagie e forze soprannaturali daranno loro la caccia. Preparatevi ad 8 ore a metà tra film e videogioco, dove molte mutande faranno una brutta fine. Buona visione! Signori, voglio essere onesto con voi, mi ero completamente dimenticato che The Quarry uscisse in questi giorni. Beh, è uscito oggi per l'esattezza. Vi lascio i link in descrizione, ovviamente disponibile per tutte le console, per PC e via dicendo. Ringrazio la 2K e la Supermassive che sono stati così gentili da fornirmi in tempo una copia, altrimenti non ce l'avrei fatta. Come ho detto, pensavo che sarebbe uscito verso l'autunno, invece no, è Devil in Me che esce in autunno, ovvero il nuovo capitolo della saga di The Dark Pictures con... ovviamente il nostro caro amico, il narratore lì, come si chiamava? C'ho un vuoto di memoria. Questo è il seguito spirituale del caro buon vecchio Until Dawn, gioco che nel, credo lontano 2015, non vorrei dire una stupidaggine, ha fatto cagare in mano tanta di quella gente che metà basta. Intendo, è un giocone questo, ragazzi, sono tipo 8 ore di gioco, quindi non è episodico come The Dark Pictures, ma... diciamo che ci aspettano un bel po' di ore di mutande sacrificate male. Che dite? Iniziamo una nuova partita? Cosa potrebbe mai andare storto? Tutto, tutto, con le scelte del telone moriranno tutti. Credo che stavolta abbia a che fare con le streghe, non vorrei dire una stupidaggine. Non mi sono informato perché ho detto, ah vabbè, c'è ancora tantissimo tempo. Di solito non mi informo perché poi mi viene voglia di giocarci e odio dover attendere. Oh mio Dio, beh, graficamente hanno migliorato ancora una volta il tutto. Ah, oh, ma che bella colonna sonora, santo cielo. Ho attivato la modalità streamer, YouTube. Mi raccomando, non darmi copyright che ti picchio male la nonna, santo cielo. Come al solito gode di un ottimo cast di attori. Dovrebbe essere basato sui B-movie tipici in cui c'è la... il classico gruppo di ragazzi al campeggio estivo. E ovviamente il male colpisce all'improvviso. Siete in mezzo alle montagne, cosa potrebbe mai andare storto? Tutto, tutto. Perché ovviamente ci sono le genti del luogo che sanno cose, non ti narrano nulla, c'è sempre una componente soprannaturale. E sono tutti pronti a trucidarti male, a farti soffrire e via dicendo. E in questo gioco poi sapete molto bene che hanno quelle morti cruente. Quando un personaggio muore, c'ha tutta la faccia tutta storpiata, tutte cose, maronne. Ti senti una merda dentro per aver fatto morire il personaggio. Siamo stati fortunati nei giochi precedenti perché... oh ragazzi, abbiamo fatto le run praticamente perfette. Se vi piacciono questo tipo di giochi, vi ricordo che abbiamo portato tutta la saga dei giochi Supermassive, tra cui anche uno mezzo sconosciuto, ma vi lascio casomai il link alle playlist in descrizione. Cos'è? Cos'è che si aggira per la foresta? Non mettetemi ansia, porco cane. Qualcosa ci sta chiaramente osservando. Che poi siamo nel prologo, quindi i personaggi del del Quarry è impossibile installare. Gioco, perché mi devi rompere i maroni? È una corsa contro il tempo, santo cielo. 24 giugno, Laura, 23:50, route 919. Come ho detto, siamo nel bel mezzo del nulla. E infatti il cellulare non prende. Perché hai spento? Lo sai perché? No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. Ma no, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi persi. Questo lo dici tu. Datemi giusto un secondo perché devo aver messo i sottotitoli un po' troppo grandi. Che poi la gente nei commenti mi dice: là, non ci vede nulla. Ma sono davvero troppo grandi. Oh, 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 cos'è successo? Consiglio di sopravvivenza 1, quick time event. Prendi in considerazione quanto segue, poiché ti guiderà attraverso i meandri che si possono incontrare durante il soggiorno ad Hackett's Quarry. Ciò che vedi qui sono i Quick Time Event, o QTE, che ti aiuteranno ad agire proprio al momento giusto. Sii prudente. Hackett's Quarry può essere un luogo pericoloso se non fai attenzione a ciò che ti circonda. Tieni gli occhi ben aperti, oppure rischierai il disastro. La strada da percorrere dipende da te. Ma signorina, coccodrillo. Ostacoli lungo la via. Oh, credetemi, i coccodrilli non saranno la cosa più pericolosa che proverà ad ammazzarci, penso. Ok, quick time, scelgo te, vai. Preso sì, il volo. Tesoro, bei riflessi. Grazie, amore. Grazie. Le strade qui peggiorano un sacco. Farà parte dell'esperienza rustica del campo estivo. Ah già, ecco dove andiamo. Me lo sono dimenticata 300 km fa. Solo 300, eh? Già. Presumo che loro siano due animatori per il gruppo. Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Che vuoi dire?
pensava di essere in Asia. Sul serio? Oh, ma dai, come fai a non saperlo? È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo, ce la faremo. No, morirete male sicuramente, è il prologo. Lui è un attore abbastanza famoso, lei non la riconosco. Ok, prendi il volantino o prendi la mappa? No, 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 prendi la cocchia di mappa, siamo persi. Cos'è quella? Secondo te? No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non c'è ricezione, ciccio. Non prende. Ti pareva? Per dover di cronaca, Google Maps carica le mappe, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo. Quindi siamo... Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Ciccio, guarda la strada, che stai guardando? Oi, oi! Sei nel cuore della notte, idiota! Guarda la strada! Wow. Che buia è? C'è qualcuno in mezzo alla strada? C'era una persona! C'era chiaramente una persona! Non c'è quel time event! Oh no! Oh, non iniziamo bene! Ciccio... Cos'è là dietro? Cos'è la signora là dietro? Ho visto una signora brutta brutta vecchia e in carta pecorita là dietro! Wow! Non mi aspettavo di nuovo quel time event fin dall'inizio? Ok, probabilmente ci saremmo fatti un sacco di male se avessimo sbattuto su quel cacchio di tronco. Ok, siamo temporaneamente vivi e sopravvissuti. Stai bene? Sì, sì, almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Sì, spelacchiato. No, no, Max, non era un orso. Allora cosa? Penso fosse una persona. Allora fai sul serio? Abbiamo investito qualcuno? No, non l'hai colpito! Hai sbandato no, prima? Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so. Oh, non scendere dall'auto. È in quel momento che muori. Per fortuna che lei è rimasta dentro. Ok, si accettano scommesse? Chi muore? Lui o lei? Io dico lui. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, sì, ok. Oh, bene, così non lo vediamo. Può accadere letteralmente di tutto. Jumpscare, dove sei? Ora faccio il gradasso, ma fidatevi che quando il gioco inizierà a pompare male mi cacherò a spruzzo. Non sembra grave. Mia madre mi ammazzerà. Fidati, qualcos'altro ti ammazzerà molto prima della mamma. Questo è poco ma sicuro. Ok, diamo quindi un'occhiata in giro. Ci saranno ovviamente gli oggetti, quelli che ci danno le premonizioni, ma non so dove possono essere nascosti. Ok, tutorial, interruzioni. Consiglio di sopravvivenza 2, le interruzioni. In alcuni momenti durante la notte si presenteranno delle opportunità che ti permetteranno di prendere la situazione in mano. No, micio. Ricorda che si tratta solo di suggerimenti, non devi per forza seguirli. Il gatto si è vendicato, bastardo! Anzi, talvolta è meglio ignorarli. Il problema è che non sai quando è il momento di ignorarli o quando è il momento di seguirli. È quello che mi fa girare le balle di sti giochi, che è anche il loro punto di forza. Porca di quelli per porca. Fruga? Che faccio, frugo? Ma sì, frughiamo, dai! Ci hanno appena detto lascia stare. E io ovviamente frugo perché sono una donna. Devo sapere tutto del mio uomo. Prima che venga trucidato male male. Oh, è stato rifiutato dall'università purtroppo. E presumo non gliel'abbia detto. Infatti, uomo non si fa. Questa è la strada giusta per non avere la patata e morire nel prologo molto probabilmente. Ok, abbiamo la scatola degli attrezzi, perfetto. Grazie mille. Tesoro, c'è nulla che mi devi raccontare? Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere fuoco. Allora... Non ha tutti i torti, non ci avevo mai pensato. In effetti è qualcosa ci sta guardando. No. Comunque è meglio di qui. Beh, chiaramente ci hanno mandato fuori strada. Ok, diamo giusto un'occhiata. Salve! C'è qualche creatura malvagia che vuole sbranare le nostre carni? L'ho vista! Signora! Nonna! Aiau, nonna! Nonna, vieni qua! Giorgio, la nonna si è persa nel bosco! Di nuovo! Non ha preso gli psicofarmaci! Nonna! Vieni che ti do la pillolina! In realtà è una supposta per cavalli, ma vabbè, dettagli. Guardo di qua. Ehi, non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Le ultime parole famose.
Spavalda o accondiscendente? Accondiscendente. Non litighiamo. Oddio, Max, vieni qua. Corri, tesoro, presto. Ho paura che ci sia qualcuno là. Sei seria? Sì, forse non sta bene, non so. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, ma ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa. T'ho detto di no. Voglio solo controllare. Ok, va bene. Ma non allontanarti, ok? Stai attento. Sì, certo. Uomo, porca di quelli per porca, non è che vado là fuori a investire le genti in auto anche perché non ho la patente, ma presumo che se investi una persona ti farà un danno considerevole. Tu pensa alla macchina. Alla suddetta macchina, mentre lì il danno mi sembrava abbastanza marginale. Oltre al fatto che un corpo da minimo 60-70 kg lo senti sull'auto. Ok, fammi dare un'occhiata letteralmente dovunque perché in sto gioco ti nascondono gli oggetti in Culolandia, quindi è cosa buona e giusta esplorare tutto. Finché non vediamo una lucina o qualcosa. Porco cane, devo scoprire come hanno cambiato le dinamiche stavolta. Ci sarà sicuramente... Ah! Qualcosa! Harum Scabum. Locandina di Harum Scarum. Questa è la locandina di uno spettacolo itinerante. Sembra sia qui da un bel pezzo, dimenticata nel bosco. Sono segni di bruciatura e quelli agli angoli? Ma che te frega! Chissà quanto è vecchia? Devo scoprire assolutamente con quali elementi soprannaturali abbiamo a che fare. L'importante è utilizzare la torcia efficacemente per individuare gli elementi del gioco. E non il jumpscare. Andiamo a destra o andiamo a sinistra? Andiamo a sinistra? Vediamo un po'. Abbiamo trovato un altro oggetto. Un baule qua in mezzo al niente. No, non toccare il baule. Laura, Laura non c'è andata via. Manette. Wow, un baule pieno di strani oggetti. Forse di un illusionista? Sono i resti di uno spettacolo itinerante passato da queste parti? Sì, ma perché dovrebbe trovarsi qua? Non fatemi ste inquadrature che mi aspetto di essere sbirciato da dietro. Oh no. Mi domando chi sarà l'individuo uomo o donna che parlerà con noi alla fine di ogni capitolo, come in ogni gioco della saga. L'altra volta avevamo lo psicologo di uno dei ragazzi. Marò, troppe strade che si dipanano in qualunque direzione. Laura, a un certo punto dovresti capire che non è il caso di andare avanti, ragazza. Porca trota. E giù un paio di mutande. Ok, era abbastanza leggero come jumpscare. Chi poi chi è Silas? Com'è che si chiama mio marito? Silas Dolce, signora! Nonna, no, nonna, mi chiamo Telone, lo sai ormai? Stavo per dire il mio nome per errore. Il reveal all'improvviso, durante un gioco e non se ne accorse neanche in editing. Ha già finta di nulla che è meglio. Ribadisco, ciccia, sono 5 minuti che stiamo camminando nel fitto della foresta. Ecco, ecco l'ansia che prende sopravvento. Ora, torna indietro da dove sei venuta. Se si scarica il cellulare, piango. La prima cosa che farà, chiamare il marito barra compagno, perché improvvisamente ha bisogno di lui e non si sente più una donna spavalda. Dai, fallo. Sai che lo vuoi fare. L'ho visto, l'ho visto. Non mi jumpscare all'improvviso in faccia che ti picchio male tutte le texture. No. No, stammi lontano, strega. Che sta accadendo? Forse è qualche spirito che non è trapassato? Vediamo di non trapassare anche noi. Se possibile. Laura, Laura corri. Laura corri. Maronne! Non mi urlare in tarecchia. Ma sei scemo nel cervello. Ste forze soprannaturali che ti fanno i jumpscare con quelli brutti. Corri. Corri senza guardarti indietro. Ok, c'erano i quick time. Il telone è pronto. Quindi sempre controllo il fianco. Corri, Laura. Ok, c'è il ramo. Preparati ad abbassarti. Abbassati tutta. Che poi non so se devo abbassarmi col destro o col sinistro. Quindi nel dubbio sto utilizzando entrambi. Ok, ramozzo. Ramozzo verso l'alto stavolta. I quick time semplici. Tesoro. C'ho le visioni quelle brutte. Andiamocene di qua. Che c'è? Parlami, tutto bene? Oh, cazzo. Parlami, che ti è successo? Dimmi. C'era qualcosa là. C'era tipo... si sentivano rumori dappertutto. Ehi, tesoro, come... respira, tutto ok? Siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali. È normale spaventarsi. No. Ce ne possiamo andare, per sì, favore? Sì, 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 andiamo. Ok. Vedi, la macchina non si è fatta praticamente nulla. Avanti, non puoi aver investito qualcuno. Stai bene. Ora non ripartirà il motore, ovviamente. Sì, ecco qua. Senti come gira. Max, sbrigati. Ci siamo, ce ne andiamo. Oh no, non ci credo mai. Non è possibile, cazzo.
Max! Ok, dammi un minuto, un secondo. Dobbiamo andarcene, Max. E ora se fai così non mi aiuti. Ma non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché okay, non... Donna, calmati! Cazzo, scusa, tesoro. Scusami. Va bene, non fa niente. E dai. È tutto ok. Qui siamo al sicuro, non succede. E da, porco cane! Cazzo! Maronne! Porca miseria, mi si è fermato il cuore. Ma quello è Ted Raimi? Su, abbassi. Quest'uomo fa sempre i ruoli inquietanti. Bella serata, è vero? Per caso siete feriti? Stiamo bene, siamo solo scossi. Lui sa cose. Insomma, mi dite cosa è successo? Abbiamo un nuovo tutorial, il percorso scelto, che determinerà effettivamente come moriremo, se sopravviveremo, volevo dire. La storia è piena di meandri e deviazioni, strade sconosciute e meraviglie inesplorate. Con ogni passo percorri la tua strada personale, che conduce a determinate conseguenze. Ci saranno momenti durante il tuo soggiorno che mostreranno come le scelte che hai fatto, la via intrapresa, potevano essere diverse. Oddio, quel povero orso! Non esistono cose come la via errata. Ma attenzione, ci sono strade più pericolose di altre. E ribadiamolo, il gioco farà di tutto per ucciderti, farti soffrire, ferirti e chi più ne ha più ne metta. Quindi dobbiamo scegliere cosa rispondergli. Sì, Vaga o onesta? No. Sii onesta, tanto lui sa cose. Beh, ecco, qualcosa è spuntato fuori davanti alla macchina e abbiamo sterzato per schivarlo, così siamo finiti qui. È spuntato qualcosa. Non mi fate quelle inquadrature inquietanti. Onesta era buio o disonesta un animale? Non abbiamo effettivamente visto mi cosa spiace, fosse. Era veramente buio ed è successo tutto così in fretta. E poi è andato via. Avete investito qualcuno? No, oddio, no, certo che no. Cioè, beh, non penso. Non lo so. Scusi. Percorso scelto, gente, ormai siamo fregati. La tenga accesa. Scusi. E il poliziotto sembra nervoso, bene. Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo? Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita? Sai, non sono una criminale. Perfetto. Oh, ha agganciato l'auto. Questa gente di solito vuole che tu te ne vada il prima possibile, senza scoprire i loro misfatti e tutte cose. E vissero tutti felici e contenti, ma ovviamente i nostri protagonisti decidono No. Resto qua, non me ne torno a casa e cerco di vivere una vita lunga e felice. Dica... Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Se eravamo in Camporella, ci stavamo... Oh, santo cielo, sbrigativa o amichevole? No. Amichevole, non farlo arrabbiare. Stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutti. Scusate, ma ha della sporcizia sul collo, sembravano delle macchie di sangue. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Ah, le donne! No, è mai stato onesto almeno. Sì, quello è sangue. Avanti, non ci uccida, la prego. Siamo nel prologo, ci risparmi. Non arriverete ad Hackett's Quarry. Perché? Non stasera. Perché? L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte, ok? Ditegli di sì. Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel. Ha capito cosa ho detto? Non contraddirlo, mai visto che faccia c'ha. Ma sei scema nel cervello, no? Insistente, assolutamente accondiscendente al 3000%. Ok, va bene, sì, ok, andremo al motel. Ricevuto. C'è solo un piccolo problema. Purtroppo il telefono non ha le mappe del bel mezzo del nulla. Vuol dire che ci siamo persi, del tutto. Dai, ci dia delle indicazioni, avanti. Signora, esca dal veicolo. Che ho fatto? Come, scusi? Voglio solo mostrarle come arrivare al motel sulla mappa. Prima di spararle in testa. Tutto ok, ok, tranquillo. Ok. Perché non siete armati? Uno spray al peperoncino, qualcosa? Vabbè che lui tira fuori la pistola e t'ammazza comunque. Signor Raimi, la prossima volta si faccia una plastica facciale meno inquietante. Allora, noi... Chi è che lecca la matita? Nessuno lecca la matita?
Siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Cat's Quarry? Oh, gliel'ha indicato! Beh, sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Lo abbiamo fregato? Sì! Sta per mettercela in quel posto, te lo garantisco. Porco cane! Ok, andiamocene di qua, andiamocene di qua. Non ci spari, ne prego! Volevo sapere! Harbinger Motel. Niente deviazioni. Sì. Ehi, e se ci fosse ancora qualcuno là? Darò un'occhiata. Buonanotte. Ovviamente faremo di testa nostra, perché siamo dei giovani irresponsabili. No, no, lui vi seguirà. Lui vi seguirà, ve lo garantisco, non si fida. Cos'è che si nasconde nei boschi, gente? Aiuto! Giuro che chi spoilera lo banno alla velocità della luce. Voglio cagarmi in mano come è giusto che sia. Voglio fare teorie sbagliate e vedere la gente che viene squartata male. Cavolo, perché diavolo se ne sta fermo lì? Perché vuole che voi leviate le tende, santo cielo. Infastidita o sollevata? No, 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 no. Cerchiamo di non litigare con il nostro compagno, perché lo avete già visto in Until Dawn. Far litigare i due innamorati non è mai una buona idea. Il tizio era un ammasso di energie negative. E sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero. Hai notato cosa aveva, sì, sul sembrava... collo? Era sangue. No, era il sugo della pasta asciutta di prima, ovviamente. Un piacere. Oh mio Dio. Oh mamma. Va bene, rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Come hai fatto? L'ho fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. No, ve ne pentirete male. Non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Sì. Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no. Rimettiamoci in viaggio. Sono d'accordo. Signora? Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Ah, ehi, ehi, ehi. Ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. Cosa hai da dire tu? Beh, 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso. Ti sei salvato sul finale, ma non ti salverai da questo gioco. Quindi alla fine siete veramente andati ad Hackett's Quarry? Sembra leggermente deserto il posto? 25 giugno, mezzanotte e 26. Sì, ribadisco, un po' tardino per arrivare. Qui non c'è nessuno, dopo tutta quella cazzo di strada. Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett, hai solo lasciato un messaggio. E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Sì, in effetti, donna, i messaggi non funzionano mai così bene. Ehi là? Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Per questo si chiama... I maledetti messaggini non servono mai a nulla. Poi, c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo tempo. Perché dovrebbe esserci un'auto... Torna in macchina. Max, dai. Max, non fare lo stronzo. Beh, sarà stanco anche lui, in fin dei conti, povero ragazzo. Questa finestra sembra più illuminata delle altre. Vediamo un po'. Ma c'è qualcosa all'interno, forse un fuoco acceso. Altrimenti non avrebbe senso. Controlliamo anche a terra che non ci siano oggetti nascosti. No. È tutto bloccato. Ma con quale inquadratura non me lo dici? E niente, vediamo se c'è tipo un'entrata sul retro o qualcosa. Visto che il luogo è così grande. Ah, il gioco vuole che andiamo verso quella porta laggiù. È abbastanza ovvio. Tuttavia possiamo interagire con qualcosa qua sotto. Avanti. Cosa dobbiamo recuperare per avere le premonizioni stavolta? No, sembrerebbe essere una mappa del posto. Casa sull'albero. Saranno probabilmente luoghi che visitiamo. Il porto con le barche. Il parcheggio dove ci troviamo adesso. Quello che non ti uccide ti rende più forte. Bello. Ah, ciò che non ti uccide ti fortifica. Sì, brava, l'hai detto in maniera molto più elegante in effetti. Molte cose ci uccideranno. Questo ve lo garantisco. Possiamo all'occorrenza interagire con la macchina. Tesoro, stai bene? Ehi, ce ne andiamo? Mi parrebbe la soluzione migliore, ma ovviamente sono una donna ficcanaso e devo controllare in giro. Quello è un coso per cavalli. Ok. Cos'è sto posto?
Probabilmente la struttura originale di dove un tempo c'era la cava o altro. Oh, non promette bene. Ok, per fortuna è chiuso, mi consolo. No, Laura, Laura, allontanati. Se è chiuso ci sarà un motivo. Eh no, sei in quadrature. Vedo qualcuno o qualcosa, non mi è dato sapere. Maronne, l'hanno fatto bene sto effetto, signore. Ehi, ehi, tu stai bene? Laura, allontanati. Torno subito, vado a cercare aiuto. No, scappa, scappa, scappa assolutamente. Perché? Max, Max, vieni qui, dai. Che succede? C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Bloccato? È il signor Hackett? No, non lo so, porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato? E mica lo sapeva, poretto. No, no, non guardare. Io non vedo nessuno. Come no, guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. Perché dovete ficcarci le pupille dentro? Qualcosa vi potrà parare male. C'era davvero qualcuno lì. Ok, ok, quindi... Ok, prendiamo il martello o la chiave inglese? Faccio una cavolata, normalmente dovresti aprirla con un martello. Io vado di chiave inglese, sono anticonformista. Sicura? Sì, l'ho visto online. O spago tutto. Oh, porco cane. Ma sì, santo cielo, ho visto un video, quindi so fare tutto. Sì, l'ho visto online. Che video guardi te? Come spaccare le serrature in caso di emergenza? Che stai facendo? Ah! Ho capito cosa voleva fare. Sì, 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 si può fare teoricamente. Una mano? Sì. Piano, piano, gente. Se scatta fuori all'improvviso lo picchio male. Ok. Siamo ancora vivi. Contro ogni aspettativa. Mi aspettavo di trovarmi la faccia sbranata. Ma sì, scendiamo nella cantina barra seminterrato lugubre che era chiuso a chiave dall'esterno per un valido motivo. Ok. Beh. Hai visto il film La Casa? Sì, l'ho visto proprio l'altra settimana, mentre stavo riordinando la nuova casa. Dove è andata la creatura? Il mostro? Il tizio? Sei ferito? Sei reale? Ehi, uomo, vuoi la patata? Non giudicare. Ehi, sta attenta. Non ha senso... E non mi dai neanche una mano! Ma che pezzo di erba! Ok, no, da dove spunterà? Laura? Dillo all'ero! Ian? Signor Ian, salve, scusi... Sono la nuova donna delle pulizie. È la mia scusa per tutto ormai. Cos'è un braccialetto? È strano in effetti. Collare insanguinato. Questo collare insanguinato è troppo grande per un cane. E poi che razza di cane si chiamerebbe Ian? Oh, perfetto. Tesoro. Oh mio Dio. Ho trovato, credo, un cadavere di... Max. Di persona, animale. Cos'era? Max non c'ha molta voglia di cooperare stasera, eh. Lui è stanchino. Non gli si rizza la voglia di vivere, a quanto pare. Oh, no. Forse era un opossum o qualcos'altro. No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi. Siamo stanchi, non credi? Adesso andiamo al motel. Torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Cos'è quell'inquadratura? Non mi piace. Forse l'immaginavo... Ah! Oh no! Oh no! Oh no 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 no. E Max è morto. Max è morto. Aio, Giorgio, Max è morto. L'ho visto. Non è ancora morto, ma è in punto sicuramente. Max. Ciccio? Come stai? Sanguino. Aiuto. Dagli una mano. Dagli una mano, veloce ciccia. Oh no. Io te l'ho detto che nel prologo la gente schiatta. Mi sto disseguendo. No, è un'imbrezione. Aiuta Max o lascia Max? No, aiutalo, porco cane! Cerchiamo di far vivere tutti se possibile. Anche se, ribadisco, so come funziona il prologo. Percorso scelto, vai. Sono pronto con i quick time. Ti quick timeizzo anche la nonna. Max, dove ti ha ferito? Non riesco a capire, un po' alla spalla? E forse la testa? A parte che trascinare un uomo di 80 kg su per delle scale è un'impresa titanica, eh. Ok, lui sta un po' cooperando. Vai, vai. Tiralo, tiralo su, vai così. Oh! Come ha fatto a riscivolare? Oh oh. Ah no 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 no. Le droghe da stupro no però, scusi. È il poliziotto, vero? È il signor Ted Raimi.
Signor Raimi, che piacere rivederla. Che fa? No, no. Mi sa che ha sparato a Max per porre fine alle sue sofferenze. Cosa c'è là sotto? Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel, per caso? Scusi, sono analfabeta, porti pazienza? Oh, porca di quella iperporca. Ok, non è iniziata bene, gente? Credo fosse inevitabile la morte del povero Max. Ma porco cane, Laura è ancora viva! In compenso, è stata narcotizzata male. Però questi nascondono qualcosa. E lo sceriffo ovviamente è compiacente o ne fa parte. Porco cane, come avete fatto a non accorgervene che vi stava seguendo? Avanti. Ah sì, caverò qualche altra canzone perché ogni tanto ho dubbi sui copyright pure io. Perché non è la prima volta che attivi la modalità streamer che dovrebbe togliere le canzoni col copyright. E poi, otto, guarda, un copyright in ogni caso. The Quarry! Oggi col 90% in più di canzoni protette da copyright che non t'aspettavi. Oltre ai jumpscare, questi jumpscare anche il copyright. Questi hanno pensato a tutto, gente, hanno pensato a tutto. Oh! Vedo un sacco di cose morte. Dove mi trovo? Buongiorno. Oh, stiamo per incontrare forse la nuova persona che ci parla. Tra un capitolo e l'altro. Ciao, bel corvetto. Salve, signora. Salve, prego. Questo è il mio spettacolo. Sei qui in amicizia, non è vero? Beh, di certo non in amore, signora. C'è una certa età, lei. Stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Io chi sono per lei, scusi? Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Ma certo. Considerami come la tua guida verso l'ignoto. Emozionante, sì. E spaventoso. Non come le sue rughe. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo. E tu aiuterai me. In che modo, signora? Non hai trovato nulla, dunque io non ho niente da mostrarti. Devi guardare meglio. Ho guardato dovunque. Le carte ci sono. Se tu non aiuti me, come posso aiutare te? Tra noi c'è amicizia. Lo hai detto anche tu. Cerca meglio. Solo tu puoi trovarle. Scusi, signora. Cercherò meglio la prossima volta. Non mi uccida. Ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Strade da scoprire. Su cui posso far luce. Se me lo permetti. Ah, guardi, se mi vuole aiutare, io l'accetto l'aiuto. Aiutarti. Ricorda, ciò che non ti uccide, ti fortifica. Oh, l'atmosfera è cambiata considerevolmente. Ora sembra tutto molto più tranquillo. Quando sorge il sole. Il problema è quando calano le tenebre. Capitolo 1. Hackett's Quarry nel cuore. Yay, volemose bene. Siamo agli inizi, non possiamo ancora morire. Ma presto, presto la morte ci colpirà all'improvviso. Alle spalle, di lato, da tutte le parti. Se ho capito bene dovrebbe essere l'ultimo giorno di campeggio. E ovviamente gli animatori decidono: ma perché non restiamo una notte in più? Cosa potrebbe mai andare storto? Aspetta, siamo ad Hackett's Quarry? Ma è prima o dopo gli eventi del prologo? Il prologo avveniva il 26 giugno? Ciao bambini, siete fuggiti appena in tempo dalla strage che sta per avvenire. A presto. Pace e amore. Vediamo, ragazzi. Sì, Hackett's Quarry nel cuore. È il 22 agosto, quindi sono passati quasi due mesi dagli eventi del prologo. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. In effetti è vero. Sono stato ai campi estivi una vita fa, quelli del WWF. Mi sono divertito. Cioè, avevo tipo 11 anni, ma vabbè, dettagli. Beh, non si sa mai. L'universo ha il suo modo di sistemare queste cose. L'universo? Sì, tipo le divinità cosmiche dello spazio. Divinità cosmiche? Esatto. Ok, dimmi. Niente da dire, siamo a posto. Oh, appostissimo. Sì, super appostissimo. Quindi ti ha mollato, eh? Aspetta. Quindi lui è il romanticone e lei è la cinica, okay, che giudica tutti. Ciao, Emma. Ehi. Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Donna, come hai fatto a mettere le valigie in quel modo? Salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Ok, posso conoscere meglio in qualche modo tutti i nostri protagonisti?
Vediamo un po', abbiamo una mappa del campo. I nostri protagonisti si chiamano Dylan, Emma, Jacob, Caitlin, Nick e Ryan. Se notate alcune facce note, ovviamente, è perché a volte la Supermassive riutilizza i vari attori per le proprie produzioni. Quindi capita abbastanza spesso, ho visto tanti attori riutilizzati per 3 o 4 giochi con ruoli completamente differenti e ho trovato cose. Beh, speravo fosse una delle carte. Il ciondolino di qualcuno? E di Emma. Ecco, perfetto, così penserà che l'hai rubato. Merda, non dovevo toccarlo. Posso tornare indietro? No, Lon accetta il destino delle tue scelte e dai un'occhiata in giro per trovare quelle maledettissime carte. Di solito ci aiuteranno, come ho detto, a fare le scelte più giuste. O il più delle volte mi confondono ancora di più. Ok, c'è un'altra X anche qua, ho visto un cartello. Cosa uccide i cervi? Avviso di caccia, un avviso che informa di una diminuzione della popolazione dei cervi negli ultimi anni. La stagione di caccia viene sospesa fino a un nuovo rialzo dei numeri. Saranno le creature nella foresta che si sbranano i cervi? È già successo su Until Dawn? Non faccio spoiler se non l'avete visto, ma insomma ci siamo capiti, magari mi sfuggirà qualcosa. Questa è la cartina che abbiamo già visto anche con Emma, lì come si chiamava? No, Laura, scusate. Troppe donne, c'ho gli ormoni che partono pure io. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Parla per te, insegna. già, aspetta che c'è una zona, zona furbina mi piace. Gioco sì, maledettamente scuro, no, non aumento la luminosità, gente, perché in questo gioco ti devi caccare sotto con la luminosità bassa. Ciao, possiamo parlare? Che stai, cosa ascolti? Dai, ti sto parlando. Buon per te. Sentite, anch'io ero l'introverso, quello con le cuffiette e via dicendo. Però se qualcuno mi parlava, toglievo le cuffiette e facevo una conversazione normale come una persona normale. Che poi, se conoscete il DeLong Game, direste: no, tu non ne sei normale, hai chiaramente problemi mentali. Ma quello è un altro discorso per un altro giorno. Ok, ciancio le bande, vediamo di andare di sopra. Finalmente possiamo vedere l'interno della struttura. Intanto che non cominceranno ad inseguirci male. Siamo al tramonto, quindi la maggior parte della giornata ce la siamo già giocata. Madonna, che ombre forti che hanno fatto per sto gioco. Ma che cazzo. Ehi, una mano con i bagagli, magari? È che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo. È rotta. No, ma dai, avanti. Devo prendere le ultime valigie, dai. Non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Bastardo. Dai, è l'ultimo giorno, datemi una mano, bastardi. Ma che cocchio. Scusate un secondo perché c'ho quelli che mi chiamano per le truffe telefoniche. Sì, quelli... Ah, sono della sua compagnia del gas. Marò, mi hanno chiamato 826 volte sta settimana. Ho trovato anche la targa del campo. Il campo estivo di Hackers Quarry fu aperto nel 1953 ed esiste ancora oggi, quasi 70 anni dopo. Dopo gli eventi che stanno per colpirci, ovviamente, non so quant'altra gente verrà qui a fare il campo estivo. O probabilmente diventerà la meta turistica in cui sono morti tutti quei giovani. Male fra atroci sofferenze, non dico altro. Ah, possiamo interagire con la finestra? Quanto le odio queste finestre, quelle che ce l'hanno tendenzialmente gli americani, quelle che si tirano verso l'alto. Non mi hanno mai ispirato né sicurezza, né fiducia, né isolamento acustico barra termico. Salto! Perché non avete le tipiche finestre? No, eh? Che poi si bloccano anche con le intemperie e via dicendo. La cultura! Horror. Io odio l'horror. Sei nel gioco sbagliato, amico mio. Ok, possiamo raggiungere il corridoio. Ui la la! Ma che bel posticino! Quanti ragazzi ci stavano qua dentro? Aspetta che c'è tipo un foglio a terra, vediamo se è un documento. Il gioco dice manco per il cocchio. Ma non è che dobbiamo ripulire noi, vero? Ma che roba, hanno bloccato tutte le scale. Ma pezzi di erba. Ma è abnorme. Dai, che spettacolo. Allora, se ho visto bene, da quest'altra parte c'è la cucina. Vediamo un po', la temperanza. Oh, salve. Abbiamo recuperato una carta. Era anche abbastanza ovvia. Temperanza, avere equilibrio, consumare con moderazione o viziarsi nell'eccesso. Temperanza, prendere o lasciare. Ma ricorda, certe volte con la temperanza arriva una tarda gratificazione. Quindi dobbiamo raccogliere 22 tarocchi. Porco cane. Probabilmente quando passiamo da un capitolo all'altro sarà la signora stessa a parlarcene e a darci qualche consiglio, aiuto e via dicendo. Ok, una carta l'abbiamo recuperata. C'è una cosa in cui gli americani sono bravi, non per generalizzare, sono le strutture non proprio iperresistenti. Hanno materiali discutibili, le case sono fatte in cartongesso tendenzialmente. Qui là, che falò bellissimo. No, occhio che ti cade addosso la renna lì, tutte cose. Questo posto serve un restauro. Sì, è bello vecchiotto, quant'è? 70 anni sono passati?
Ui, occhio. Gesù. Appena lo tocchi viene giù. Ve l'ho detto, non ci si può fidare di nulla qua dentro. Ciccio, ma che cocchio. Come ho detto, potevate anche darmi una mano. Avanti, è l'ultimo giorno, siete tutti tristi. Raccontami cose. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso io. Ok, come ti pare, senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo. Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh, perfetto. E secondo te un procione ha problemi a farsi strada attraverso delle scale? Il procione non c'è niente di meglio da fare, Ciccio? Non dico altro? Dov'è l'altro tuo amico? Ehi, simpaticone, sei in bagno? Sei qui, Dylan? Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jack? Dai, yeah! Se ci avrebbe anche ragione, Ok, mi sembra che abbiamo esplorato tutto. Penso che mi basti prendere queste valigie e ce ne possiamo andare da questo posto! Tanto sono un ometto bello grande, grosso e forzuto. Peraltro, le donne dove sono? C'ho solo la tizia vagamente asiatica e arrabbiata con la vita. Che mi ricorda tanto... Come si chiamava? Emma? Quella di Until Dawn? Ok. Ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te ed Emma. Sulla difensiva o scherzoso? No, cerchiamo di essere tutti amici, santo cielo, vorrei sopravvivere. Ah, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Oh. Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... No, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me? Hai detto sexy? Furbacchiona supponente o malizioso, ovviamente? Ah, sexy, eh? Il più fico del campo. Ah, certo. Ehi, l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma... E io non ci sono, vero? Nick, e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita. Erano tutti. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Oh, ok. Lei ha detto... Ecco, come faremo in futuro? Scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto... Ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Jacob. Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo che quella riesce a rigirarti proprio come le pare e piace. Come cavolo è possibile? Possiamo essere sfiniti o strafottenti? No, strafottente, è solo una storiella. No, ma intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Ritorno di fiamma inatteso. Nido vuoto, pensione, nipote. Hai finito? Casa di riposo e, infine, morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che vengono rinvenute a Roma. Una cosa così, no? Oh, scusa, eravamo io e Ryan. Vediamo... Ah, ecco qua. La tua decisione... No, non dice nulla, non dice sulla, non dice assolutamente niente. Oh no, è la lista che vale per tutti gli uomini. Hai finito? Direi accurata. Ammetto, è simpatica, eh. Cinica, okay, bastarda, ma simpatica. Siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Oh, sagge parole. Ciò che non ti uccide, ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per ora. Ma sembra molliccio. Ehi, smettila. Ok, quindi... solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui... cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse staccare il tubo del carburante, o non lo so, togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Non proprio, sono ignorante. Jake, tu lo sai che anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe?
Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Emma era quella carina che stava salutando i ragazzi, mi sa, eh. Staremo a vedere. Ma quella sembrava l'attrice Halston Sage che ha fatto quel telefilm, quello con l'astronave, che era tipo Star Trek, che adesso non mi torna il nome. Allora, ruba o rompi? Allora, se rubi qualcosa e lui muore, gli altri non sapranno come andarsene, sicuramente è meglio evitare. Se rompi, qualcuno può riparare con del nastro adesivo e via dicendo. Mi sembra la scelta migliore, gente. Questo sembra importante. Piano, piano, non fare troppi da... Cazzo. Percorso scelto, ottimo! Domani rimetto tutto quanto a posto, ok? Sì, certo. Giurin Giurello. Qui, belli miei. Oh, guarda chi è arrivato a darci una mano. Ehi, Jacko. Cosa? No, no, dai, no, cazzo, no. No, dai, davvero. Al volo. Oh, cellulare, Nick. Cellulare, cellulare, prendilo, prendilo. Quick time, quick time. Oh, porco cane. Ma sei scemo. Boh, oh. Prendi questo. Dai, no. Oh, cavolo, bella presa. Oh. Idiota. Ma avete tutti 5 anni? Oh, ti lancerei dei bigliettoni. Oh. Per favore. Idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero? E comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. E oh, Ciccio, due legnate voi! Amichevole o infastidito? Amichevole perché sono una persona superiore io. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta una storia quest'estate. Cavolo, ci ha steso. Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una... Okay, no, poco. Ok, i peni e continuiamo il duello in macchina, eh? Dove sono tutti gli altri? Ora, perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più. Non è che ci vuol tanto, eh? Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di, Nick... Sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. E immagino che adesso passiamo alle ragazze. Però io devo andare a montare sto video, se no non esce in tempo. Ferma la baracca. Oh, buongiorno. Signorina, ma ha fatto cacare in mano? Come va, tutto bene? Signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Abbiamo iniziato alla grande, abbiamo già un probabile decesso. Non penso che il tizio sia sopravvissuto, ma non l'hanno inquadrato. Di solito quando muore qualcuno in sto gioco, come ho detto, lo fanno notare lontano un maledettissimo chilometro. Quindi nei commenti, gente, fatemi sapere cosa ne pensate. Sì, ci portiamo tutta la serie. Cercherò, nei limiti del possibile, di far uscire ogni giorno. Quindi non andate a guardarlo in giro. Non spoilerate, se volete aiutare. Sì, qualche consiglio fa sempre comodo. Ma non spoilerate. Ehi, quella persona lì morirà se fai quelle robe là. Non esageriamo. Cercherò di farli vivere tutti nei limiti del possibile. Come ho detto, lasciate un bel mi piace, altrimenti verrete trucidati male male dal poliziotto di prima, il signor Ted Raimi. Dovrebbe essere lui, non penso di aver detto una boiata. E noi ci vedremo in un prossimo terrificante video. Ciao ciao!